Dovevano arrivare i 3 punti e così è stato, ma sono arrivati anche i gol, sia fatti che subiti, in una partita che di certo non ha annoiato il pubblico del Ballarin, presente in circa 300 unità, numero importante se consideriamo lo scomodo orario infrasettimanale. L'Union Clodiense vince 3-2 contro il Montecchio dei Grandi, ex Mario Vitadello e Marco Djuric, al termine di una partita sicuramente piacevole, ricca di occasioni ma anche di grandi errori. Vittoria che permette ai Granata di salire al secondo posto in classifica a 2 punti dal Campodarsego, con il calendario che domenica proporrà la sfida contro la Luparense, per molti già sfida cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. Union che schiera Zecchin in porta, Monticelli e Nalesso esterni con Cuomo e Calcagnotto centrali. A centrocampo Serena e Vecchione, Giannini alla prima da titolare con Calabrese alle spalle, la due albanese e Aliu Hendrecka. Dopo 20 minuti tutt'altro che memorabili, serve una giocata per aprire lo score ed arriva con una fantastica pennellata dai 25 metri di Riccardo Serena, che trova letteralmente l'incrocio dei pali per il gol del vantaggio Granata. Il Montecchio si sfalda, il portiere commette una clamorosa ingenuità in uscita e per Aliu al 27esimo è troppo facile realizzare il 2-0. Grandina sul Montecchio, Calabrese ruba palla, entra in area e viene atterrato dal portiere. Rigore giallo per l'esterno difensore del Montecchio. Lo stesso attaccante ex Latina calcia centrale realizza il 3-0. La partita sembra indirizzata, ma il più classico dei gol dell'ex di Marco Djuric di testa, proprio allo scadere del primo tempo, conferma il parziale di 3-1. Nella ripresa ci prova il Montecchio con Gomez che lambisce la traversa, ma poi arrivano 2 azioni incredibili con il palo di Aliu e il salvataggio sulla linea. E poco dopo la traversa di Esposito e altro salvataggio sulla linea. Manca anche un rigore su Aliu atterrato secondo l'arbitro fuori area da seno. Il Montecchio resiste, mette 2 volte i brividi a Zecchin e poi nel finale trova con Pegoraro il 2-3. Troppo tardi per i vicentini, autori comunque di una buona prova. Ma i 3 punti sono tutti per l'Union Clodia Sottomarina.